Amiche ed amici in visione e all'ascolto di TV Prato, un cordiale saluto da Edoardo Novelli in voce, le riprese video di Roberto Bob Finelli, la regia come sempre su TV Prato di Paolo Innocenti. Siamo allo stadio delle due strade, il campionato è quello di eccellenza, la terza giornata. Sulla sinistra si è posizionato Maresca, c'è anche Mazzolli nei suoi pressi. Spiove questo pallone interessante, c'è una deviazione sotto porta di Pisapia, poi il tiro di Renna e la parata del portiere. Cioè, da lì metterà in mezzo sicuramente, l'aggancio di Maresca, non c'è niente, dice l'arbitro di aver visto bene, contatto su Maresca. Verdelli, arrivato lo scorso anno dal vivaio dell'Arezzo, spiove, attraversa tutta la luce dello specchio dell'area di rigore questo pallone, viene poi allontanato, o forse è lui che rimprovera il compagno. Maresca prova il tiro a effetto, esce una conclusione troppo centrale, va a vuoto Maresca e libera Verdelli in questa avanzata. Verdelli, lo scambio, prova a incunearsi in area di rigore, Ruffini va sul fondo, mette in mezzo, la parata a terra. Il rilancio per il Ruffini, calcio di rigore per fallo di Bagnai. Un infortunio sicuramente doloroso, quello di Bagnai. Applausi anche da parte di tutta la tribuna, dei sostenitori delle due formazioni. Tutto è pronto, la rincorsa di Ruffini, il tiro, la rete, la rete! Ruffini si rammarica, Pecorai che aveva intuito il pallone. Maresca su Mazzolli, cambio di gioco eccellente, Renna, Petri, ancora Renna in area di rigore, Renna, Rosi, prova a liberare il destro, un rimpallo a Don Giovanni, rete, rete, pareggio, pareggio, Petri, Rosi. E poi Anton Giovanni, adesso Verdelli gode di troppa libertà, verso Verdelli, messo in calcio d'angolo il pallone, ma l'arbitro dice che può bastare così. E il primo tempo con il rigore di pareggi al 32esimo, il pareggio per l'appunto di Anton Giovanni al 41esimo, si chiude sul punteggio di 1-1. Rimanete lì, canale 75, digitale terrestre, il calcio dilettanti è qui su TV Prato. Alla fine del primo tempo la Castiglionese è in vantaggio sul campo della Chiantigiana per 2-0, Colligiana Firenze Ovest 1-0. Rosi sulla destra, un po' troppo in profondità per Giorgelli, che però arriva lo stesso a crossare, Renna in area, cerca di guadagnare il fondo, mette in mezzo un bel pallone, il colpo di testa di Pareggi e la palla che finisce alta. Il disporsi sul campo, il colpo di testa, la rete, il colpo di testa di Pisapia sul calcio d'angolo battuto da Mazzolli. Molto ispirato il cambio di fronte che ha avviato l'azione del pareggio, il calcio d'angolo che ha consentito a Pisapia di schiacciare in gol il 2-1. Direttamente sul portiere il tiro dalla bandierina indirizzato da Gangi. Guarda un'occhiata al centro, il tiro di Anton Giovanni al volo, la palla alle stelle. Caccioppini che conquista palla nel cerchio di centrocampo, ma Giorgelli la fa viaggiare per Cragno. Attenzione, c'è Cragno, troppo defilato. Gangi su Ruffini, Ruffini a Verdelli, carica il destro, impreciso, c'era Manu che non gliela manda a dire. Ancora in area, colpo di testa di Ruffini che all'ultimo tuffo fallisce l'occasione del pareggio, e su questa circostanza consegniamo agli almanacchi il risultato finale della partita. Abbiamo ricordato il tabellino, il 2-1 con cui la Rondinella batte il Foiano.
Sì, come sempre avevamo questi inizi molto veementi, però davanti avevamo una squadra molto organizzata. Faccio complimenti a Foiano e al loro mister, perché è una squadra veramente ben messa in campo, organizzata. Non era facile trovare spazi e infatti abbiamo trovato difficoltà, l'ultimo passaggio veniva sempre molto difficile. L'episodio del rigore ci ha un po' tagliato le gambe, ma abbiamo avuto lì veramente una grande forza di carattere di rifarlo in pochi minuti. Finalmente si è sbloccato anche Anton Giovanni, che insomma per noi è molto importante là davanti. E poi nel secondo tempo è stata una partita vera, maschia, combattuta fra due squadre che giocano la palla, quindi mi sono divertito a vedere una bella partita fra due squadre che vogliono provare a giocare. Hanno vinto la partita, per cui i complimenti sicuramente vanno a loro. Per quanto riguarda la nostra squadra, credo che noi sappiamo perfettamente che ci aspetta un campionato duro e difficile, e dobbiamo far di più all'interno della partita a livello di mentalità, a livello di gestione dei momenti, a livello di queste situazioni qui. Secondo me oggi siamo stati mancanti in quei momenti e questo ci ha costato la partita.